Una buona serata e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che, come di consueto, apriamo parlando dei numeri dell'emergenza sanitaria nella nostra regione. Apriamo con una buona notizia perché a meno di un brusco peggioramento dei numeri, da domenica l'Abruzzo dovrebbe tornare zona gialla. Per questo andiamo a vedere insieme il bollettino epidemiologico giornaliero. Oggi sono 344 i nuovi positivi con un tasso del contagio del 5,4%. L'Abruzzo da domenica prossima potrebbe tornare zona gialla. La decisione però, come sempre, spetterà alla cabina di regia di venerdì prossimo, quando, dati alla mano, verranno decise le nuove classificazioni per le regioni italiane. I dati abruzzesi però potrebbero determinare un alleggerimento delle misure restrittive in vigore da 2 settimane. Il principale indicatore per far sì che l'Abruzzo torni giallo è l'indice RT, che, lo ricordiamo, deve essere al di sotto di 1. Dunque, particolare attenzione ai numeri e nel bollettino aggiornato, i nuovi positivi sono 344, emersi dall'analisi di 4.504 tamponi molecolari, a cui si aggiungono 1.848 tamponi Larga! rapidi nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici, è pari al 5,4%. Grazie alle 308 guarigioni scende il numero degli attualmente positivi di 29 unità, ora a quota 10.076. Netto calo anche per i ricoveri in area medica, meno 13 per un totale di 402, lieve invece il calo delle terapie intensive, meno 2, che portano i posti letto occupati nelle ASL abruzzesi a 40. In isolamento domiciliare poi ci sono altre 9.634 persone. Purtroppo si registrano ancora decessi, sono 6 quelli odierni, 5 delle ultime ore ed uno comunicato solo oggi dalle ASL. Il bilancio regionale dei morti con Covid da inizio emergenza è pari a 1.441, mentre complessivamente i contagiati da marzo ad oggi sono stati 41.450. E a proposito di emergenza sanitaria, ci spostiamo nell'area metropolitana perché il presidente della regione, Marco Marsiglio, ha inviato una lettera ai sindaci di Pescara, Montesilvano, Spoltore e Città Sant'Angelo per mettere in evidenza l'andamento dei dati di positività al Covid sulla popolazione emersi a seguito degli screening di massa. Abbiamo notato, ha sottolineato il presidente Marsiglio, che dallo screening massivo effettuato in provincia di Pescara, le città dell'area metropolitana, compresa Città Sant'Angelo, hanno un tasso di positività sui tamponi effettuati che, seppur non allarmante, è comunque doppio della media riscontrata sul resto del territorio provinciale e su quello regionale. Un numero di positivi che varia tra i 5 e i 7 casi su 1.000, mentre nelle altre grandi città dove lo screening è già stato fatto si riscontra una media tra lo 0,2 e lo 0,3%. Ho quindi messo a disposizione del territorio interessato il personale della Protezione Civile, il Dipartimento della Sanità e la ASL per continuare a eseguire tamponi. Nella lettera ho quindi suggerito, continua Marsiglio, ai sindaci di valutare l'opportunità di continuare, soprattutto nelle scuole, con gli screening massivi, mantenendo alta la vigilanza, considerato che il virus circola più velocemente e diffusamente rispetto ad altri luoghi in Abruzzo. È doveroso quindi intensificare i controlli e l'attenzione. L'invito è rivolto anche alla popolazione affinché aderisca in maniera ancora più numerosa a questi screening, che ci stanno consentendo di isolare centinaia di positivi asintomatici. La raccomandazione per tutti, ha concluso il presidente Marsiglio, è quella di rispettare in ogni ambiente le precauzioni necessarie e il corretto uso dei dispositivi di protezione. Cronaca adesso: la Guardia di Finanza di Pescara ha scoperto 3 società evasori totali attive nel commercio di tartufo. Scattate le denunce per illegali rappresentanti. 2 milioni e 800 mila euro non dichiarati con un'IVA dovuta e non versata per circa 600 mila euro. Sono le cifre dell'evasione scoperta dalla Guardia di Finanza di Pescara, nel cui mirino sono finite 3 società a responsabilità limitata di Montesilvano e Spoltore, operanti nel commercio del tartufo soprattutto verso il centro e il nord Italia. Nell'ambito delle verifiche fiscali sono emerse anche violazioni penali tributarie per 2 delle 3 società per infedele dichiarazione e quindi sono scattate le denunce
denunce per i rispettivi rappresentanti legali. I finanzieri hanno trovato sul conto dei tre soggetti economici numerose anomalie e, procedendo a ritroso, sono arrivati a quelle relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, verificando per alcune annualità come le società siano risultate evasori totali. Le Fiamme Gialle così hanno avviato tre distinte verifiche fiscali con l'attività di indagine che è stata svolta in considerazione delle quotazioni elevate del tartufo e condotta confrontando la documentazione contabile acquisita con i riscontri effettuati attraverso le banche dati. Così la Guardia di Finanza ha ricostruito le operazioni attive e passive e quindi i redditi ed il volume d'affari delle tre società dell'area metropolitana, facendo venire a galla la maxi evasione. E oggi è anche giornata della memoria. Allora andiamo a Pescara, dove in prefettura sono state consegnate medaglie d'onore ai familiari di 6 internati italiani nei lager tedeschi. Un'occasione per non dimenticare una delle pagine più tragiche della nostra storia. Giuseppe Dintino. Sono trascorsi 78 anni da quando il 27 gennaio 1945 l'Armata Rossa entrò nel campo di concentramento di Auschwitz, liberando i sopravvissuti allo sterminio nazista. Oggi in prefettura Pescara la giornata della memoria è stata celebrata con la consegna di 6 medaglie al valore ai familiari di alcuni internati italiani nei lager tedeschi. È passato tanto tempo, ha detto il prefetto, ma lo Stato non dimentica. Alla consegna di queste medaglie, anche se diamo ai familiari, perché i diretti interessati non ci sono più, è il segno che lo Stato non dimentica. Quindi, nonostante siano passati molti anni, è fondamentale ricordare e assicurare la presenza dello Stato. Grande commozione per i familiari a cui la furia nazista ha strappato i loro cari, ma dalla pagina più orribile della storia contemporanea emergono anche racconti in cui il protagonista è la solidarietà. La testimonianza arriva dal nipote di un ragazzo morto a 20 anni a seguito degli orrori della detenzione. Dopo essere arrivato a Luf fu preso dai tedeschi e fu internato in un campo di concentramento, dove rimase per un anno. Poi a giugno del 44, lui andò nel 43, a giugno del 44 tornò in patria a Padova. Era una persona che era alto 1,85 e non 90, pesava 35 kg. Fu ricoverata all'ospedale militare di Padova, dove morì perché non riuscì, insomma, a superare quel gap di malessere che lui aveva avuto dentro questo campo di concentramento. Mi piace dire che quando arrivò alla stazione ferroviaria di Padova, questo mi piace dirlo per dare onore a questa signora, una signora che praticamente tutti i giorni stava lì per cercare di individuare il figlio, perché anche lei aveva 2 figli che erano dispersi. E allora quando arrivò mio zio, siccome in quelle condizioni in cui era, pensò che era suo figlio, quindi insomma si confuse un attimino, ma nonostante che poi dopo alcuni giorni capì che non era suo figlio, accudì amorevolmente mio zio per il mese che campò, insomma, all'ospedale di Padova, e si occupò persino di quelle pratiche, insomma, funebre per il Camposanto. E nella giornata della memoria la città di Teramo si inchina al ricordo del concittadino Alberto Pepe, deportato e ucciso dai nazisti nel 1945. La drammatica vicenda che ha coinvolto tanti deportati teramani è raccontata da Pepe stesso in un diario miracolosamente conservato da un suo compagno di prigionia. Tania Bonnici Castelli. Primo Levi sosteneva che l'importante è conoscere le cose, anche se non le si comprende appieno. Nel giorno della memoria, la città di Teramo si inchina al ricordo di Alberto Pepe, teramano illustre, morto di stenti e di sofferenze nel 1945, a 35 anni, nel campo di concentramento dove fu deportato dai nazisti. Impossibile comprendere quella follia, come diceva Levi, ma bisogna conoscerla e non dimenticarla. Nel giorno della memoria Teramo ricorda i suoi eroi. Ricorda i suoi eroi per lanciare un messaggio di consapevolezza e ovviamente incentrato sulla memoria a tutta la comunità. Oggi più che mai è necessario ricordare che il termine memoria non è solo ed esclusivamente un termine che ci porta a ricordare un tragico passato, ma è anche e soprattutto l'occasione per proiettare verso il futuro quel mondo.
a deporre una corona di fiori sul monumento dedicato ad Alberto Pepe all'interno della villa comunale di Teramo, suo nipote Alberto Melarangelo, attuale presidente del Consiglio Comunale. La storia di Pepe è venuta alla luce grazie ad un diario da lui stesso scritto durante i 2 anni di prigionia e conservato da un suo compagno di sventura che riuscì a sopravvivere a quell'orrore. Non volle mai aderire al fascismo perché lui era fedele all'Italia, al fascismo di Salò ovviamente, era fedele all'esercito italiano, quindi non a un'ideologia, e fu insieme ad altri poi trasferito per punizione in un campo appunto di punizione, dove per stenti e sofferenze morì nell'aprile 45, e quindi grazie diciamo a un commilitone che riuscì a salvarsi per miracolo, perché il campo poi fu liberato dagli inglesi, altrimenti sarebbero morti tutti, ne morirono moltissimi, ma non tutti, uno di loro riuscì a riportare il diario alla moglie, a mia nonna appunto, nel quale si raccontano insomma, 2 anni di internamento violentissimo. E davanti all'ultima abitazione di Alberto Pepe in Viale Cavour è possibile ammirare una pietra d'inciampo, una piastra in ottone su scritto il suo nome. Un'idea dell'artista tedesco Gunther Demling, ripetuto in tante città europee per tanti deportati. A Teramo è stato Demling personalmente ad installare nel 2016 questo simbolo della memoria. Cambiamo argomento adesso. Nella seduta di ieri la giunta regionale ha revocato il progetto di abbattimento e ricostruzione dell'ospedale di Chieti. Festeggia il consigliere Mauro Febbo. La giunta regionale ha revocato per insostenibilità economica il project financing dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, che prevedeva l'abbattimento e la ricostruzione delle palazzine del nosocomio che non sarebbero sismicamente sicure. Esprime soddisfazione il capogruppo in regione di Forza Italia, Mauro Febbo. Finalmente la giunta ha preso atto di una decisione scontata, chiaramente ci volevano dei tempi e alcuni passaggi perché chiaramente rispetto a ciò che è stato fatto dalla precedente amministrazione regionale si corre il rischio di pagare multe salate, rimborsi salati, quindi c'è un danno patrimoniale, quindi bisognava seguire attentamente i passaggi, è il momento di dire basta e soprattutto è il momento di pensare al futuro di questo nosocomio che è un clinicizzato, al supporto di una università importante come quella della D'Annunzio, un progetto che non aveva i piedi per camminare, tant'è che non è stato portato avanti, partiva da un costo iniziale di 700 milioni, poi scesi a 250 milioni, non c'è copertura finanziaria perché non è possibile spendere 250 milioni, credo un grande risultato, importante, ora però bisogna diciamo recuperare il tempo perduto. Febbo garantisce che verrà realizzato un nuovo parcheggio, ci saranno gli interventi sulle palazzine instabili, arriveranno anche nuovi macchinari poiché ad oggi alcuni pazienti, anche oncologici, sono costretti ad andare altrove per potersi curare. Intanto negli ultimi tempi alcuni reparti del Santissima Annunziata sono stati dirottati verso gli ospedali di Lanciano e Ortona e sono molti i servizi esternalizzati che hanno ridotto il personale con contratto collettivo nazionale. Se a questo aggiungiamo la scelta di inaugurare il Covid Hospital a Pescara, sembra che l'intenzione della regione sia quella di avvantaggiare la sanità pescarese a discapito di quella teatina nell'annosa battaglia per accaparrarsi il DEA di secondo livello. Su questo Febbo preferisce rispondere con le parole di Giulio Andreotti, il quale sosteneva che a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Io credo che oltre all'ospedale magari qualcuno ci voleva fregare anche l'università. C'è un vecchio detto di Andreotti che credo che rimane sempre di attualità e quindi noi ci rifacciamo a quel vecchio detto. E scontro tra governo nazionale e regione sul punto nascita di Sulmona che ora rischia la chiusura. Secondo Silvio Paolucci la colpa è della giunta Marsiglio. Punto nascita di Sulmona verso la chiusura. Si preannuncia una battaglia istituzionale tra Roma e l'Abruzzo. Non è violato il titolo quinto della Costituzione riguardo all'autonomia delle regioni. La responsabilità, dice il capogruppo del PD in regione Silvio Paolucci, è tutta della giunta Marsiglio che dal 2019 non è riuscita ad adeguarsi ai criteri ministeriali. Questo del punto nascita di Sulmona è una vera e propria truffa elettorale di Marsiglio e compagni. Una giunta lenta, ferma sulla questione punti nascita, la campagna elettorale e le strumentazioni
strumentalizzazioni. Ricordo ancora Salvini e la Meloni andare a fare comizi a Sulmona, ma poi hanno proposto questa deroga nel luglio del 2019, corredata da praticamente nulla, ovvero nessuna delle attività previste dal decreto per chiedere la deroga. Il parere del Ministero, del Comitato Nazionale per Corso Nascite, è di 7 pagine. In ben 6 di queste 7 pagine si citano i cosiddetti dati che ha trasferito la Regione. È citato espressamente e nell'ultimo paragrafo delle 7 pagine di parere c'è scritto: la Regione, per titolo quinto, ha i suoi poteri programmatori, l'importante è che rispettino appunto le norme, il decreto dello Stato per quanto riguarda le deroghe dei punti nascita sotto 500 parti, come hanno fatto altre Regioni. Ma non è ancora detta l'ultima parola. Se l'ospedale di Sulmona dovesse allinearsi agli standard richiesti dal Ministero, il punto nascita potrebbe ancora essere salvato. Uno, l'H24 7 giorni su 7 non c'è. Il numero sufficiente di personale, e c'è un numero preciso previsto, il numero di ostetriche, di medici, di ginecologi, ovviamente tutto il numero di adeguamento del personale. Tra gli standard interni, questi ci sono perché inaugurammo noi il nuovo ospedale a Sulmona. 4, la rete STAM e la rete STEN, che fu introdotta da noi ma che deve essere migliorata in alcuni aspetti per quanto riguarda il percorso neonatale. Questi 3 aspetti salverebbero, ovviamente correderebbero la deroga, la richiesta di deroga con gli standard di sicurezza, ed è esattamente quello che non ha fatto Marsilio, il cui unico interesse era farci sopra campagna elettorale insieme ai suoi compari Salvini e Meloni. Adesso apriamo l'ampia pagina di sport e partiamo dalla Serie B, perché è ufficialmente finita oggi l'esperienza di Luca Antei al Pescara. Il giocatore dovrà operarsi di nuovo al ginocchio ed è tornato al Benevento. Oggi doppia seduta per la squadra di Breda in vista della partita di domenica a Verona contro il Chievo. In forte dubbio uno degli ex, Damir Seter, che ieri pomeriggio e questa mattina non si è allenato per un problema alla caviglia. Un altro ex Chievo, Nicola Rigoni, sarà invece a disposizione del tecnico biancazzurro. L'ultimo innesto di mercato proprio oggi ha sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni e noi lo ascoltiamo. Primi giorni a Pescara, come ti sei trovato intanto nell'ambiente? Un ambiente che è da ricompattare per cercare di risalire la china da questa classifica che dice che il Pescara vive un momento difficile. Sì, prima mattinata, il primo impatto è stato positivo con lo spogliatoio e con gli altri ragazzi, per cui penso che già che ci sia positività in questo momento fa ben sperare per il futuro. Ecco, c'è da ben sperare, tanti ragazzi che sono arrivati, giocatori che hanno comunque calcato anche campi importanti, ci sono tutte le aspettative per risalire, come abbiamo detto già. Che tipo di giocatore sei e in che ruolo ti adatti meglio in mezzo al campo? Sì, la squadra secondo me è ben fornita, con giocatori importanti, quindi giovani promesse, per cui ci sono tutte le possibilità per uscire da questo momento e fare un girone di ritorno adeguato a questa squadra. E riguardo il mio ruolo, posso fare tutti e 3 ruoli di centrocampo, un centrocampo a 2 e un centrocampo a 3. Gli ultimi anni ho quasi sempre giocato davanti alla difesa, ma non c'è nessun problema a fare anche la mezzala, dove ho iniziato la carriera, in quel ruolo lì. Un giocatore di esperienza, sicuramente questo aiuterà anche la squadra da qui in avanti. Che cosa ti senti dire anche a quei ragazzi che forse adesso sono in un momento difficile, vivono un momento difficile qui a Pescara? Sì, un momento difficile, magari per questi ragazzi giovani che magari sono le prime esperienze, cercherò di essere d'esempio e di aiutarli, spero, nelle poche difficoltà che troveremo. Ecco, nei giorni precedenti tante le richieste per te. Che cosa ti ha fatto scegliere Pescara proprio a una settimana dalla chiusura del mercato? Ma ho scelto Pescara perché è una piazza, è una società importante che merita altri palcoscenici, e volevo mettermi in discussione, penso che sia la piazza ideale. La squadra non è stata costruita per gli obiettivi iniziali, non erano quelli che la classifica adesso rispecchia, ma penso che lavorando duramente e capendo bene il momento in cui stiamo vivendo ci sono tutti i presupposti
per tornare dove merita. Ecco, per chiudere, se non sbaglio, c'era questo anche l'Ascoli che contendeva il tuo nome al Pescara, due squadre difficili che vivono lo stesso momento. Che cosa ti ha fatto capire che forse Pescara poteva, rispetto ad Ascoli, vivere un momento diverso da qui in avanti? Ma sicuramente non lo so, sinceramente questo dell'Ascoli io non ho avuto contatti, per cui non lo so, magari la società o il mio agente, però non sapevo niente. Sono stato informato sabato sera, domenica, che c'è questa possibilità del Pescara e l'ho colta al volo. Andiamo in Serie C, adesso ovviamente in casa del Teramo, intervenuto ieri sera nella trasmissione Pro Teramo, il direttore sportivo biancorosso Sandro Federico ha confermato che il terzo posto resta l'obiettivo di classifica. Resta in attesa di una proposta di rinnovo da parte della società ed ha anche parlato di mercato, dall'operazione Cianci all'imminente firma del giovane centrocampista Lombardi. Ragazzo di grande talento, tutto mancino, diventerà un grande play, quello sarà il suo ruolo. È un'operazione che vorremmo portare a termine, stiamo ancora discutendo con il Monza. Il prestito infatti è di un anno e mezzo, proprio perché quest'anno vogliamo già iniziare un percorso con lui per arrivare il prossimo anno a dargli uno spazio ancora maggiore. L'operazione Cianci è un'operazione probabilmente per tanti strana, ma l'Atalanta ha venduto Kulusevski dopo un anno di prestito al Parma a 45 milioni. Il Bari sta prendendo il calciatore in prestito perché è l'unica formula che può adottare, quindi secco. Perché c'è il diritto di ricompra al 1° di luglio del Sassuolo, quindi le altre società non possono fare assolutamente nulla. Noi possiamo solo, ecco perché dobbiamo allungare, perché se il Sassuolo non dovesse ricomprare, esercitare la ricompra, torna da noi con 2 anni di contratto, ma non è un problema, ma avere il secondo anno... Avete un capitale. Abbiamo non solo un capitale, ma abbiamo più forza in una possibile ulteriore cessione, oppure potrebbe anche rimanere con noi. Io non sono neanche preoccupato per i gol, perché abbiamo anche dei calciatori, ripeto, spero di ritrovare il miglior Bombaggi, il miglior Mungo e il miglior Ilari, perché sono quei ragazzi, anche lo stesso Costa che giocando probabilmente più avanti può anche darci una mano in fase realizzativa, lo stesso Pinzauti che ha avuto in questo mercato anche tante richieste. Abbiamo una squadra che può anche, grazie alle risorse di tutti, tirar fuori quei gol in più senza andare per forza alla ricerca, perché è anche complicato. Poi potrebbe anche arrivare qualcosa, ma non possiamo dare il peso di responsabilità solo su un calciatore. Quindi se tutti ritrovano una condizione ottimale, questa squadra può giocare per il terzo posto. Paci e Federico, quando rinnovano? Io sono abituato a lavorare a prescindere. E lavoro già per il prossimo anno, perché l'idea di Luca Lombardi è per il prossimo anno. Non è un contratto che mi cambia il mio modo di lavorare. Ovviamente... siamo a disposizione e vorremmo continuare e portare avanti questo bel lavoro che è stato fatto, perché secondo me stiamo facendo le cose con criterio, con coerenza. Anche quest'anno, nonostante le tante difficoltà, abbiamo una bella idea di calcio. Scegliamo in Serie D adesso. Oggi giornata di recuperi nel girone F, erano in programma 4 match, vincono Campobasso, Vasto Girardi e Recanatese, ma soprattutto era in programma lo scontro del Savini di Notaresco tra Notaresco e Vastese, è finita 1-1, non senza qualche polemica. Il derby del Savini termina in parità con una rete per tempo, ma è un segno X che lascia tanta rabbia al Notaresco, sia per le occasioni mancate ma anche per una direzione di gara parecchio contestata. Sotto accusa infatti le decisioni del fischietto Torreggiani di Civitavecchia per la condotta in generale ed in particolar modo per episodio di inizio ripresa che ha permesso alla Vastese di raggiungere il pareggio. Decisioni arbitrali a parte, i rossoblù hanno pagato la mancanza di cinismo e un ritmo basso che ha favorito la compattezza degli aragonesi, che al quarto impegno nello spazio di pochi giorni portano a 3 il conto dei risultati positivi e proseguono la risalita in classifica. Mister Epifani cambia lo schieramento tradizionale per via delle assenze degli infortunati Colombatti e Lattarulo e dello squalificato Marchionni. 4
4-2-3-1 con esordio da titolare di Palumbo, Gallo e Simoncini in difesa e Cancelli sulla corsia di sinistra. Da Derry, orfano degli infortunati Martiniello e Sorgente, manda in panchina Obodo. Nell'undici iniziale trova posto Diarra, uno degli ultimi arrivati dal mercato. Match subito vivace, dal secondo Frulla impegna subito Di Rienzo, il numero uno ospite si distende alla sua destra e sventa la minaccia. Le due squadre si affrontano a viso aperto, i rossoblù commettono qualche leggerezza in difesa, ma per buona parte, eccezione fatta per alcuni tentativi velleitari, i due portieri non devono praticamente intervenire. Si arriva alla mezz'ora quando è pericolosa la Vastese con un tentativo di Bernardi, attenta la difesa del Notaresco che libera l'area di rigore. Due giri di lancette più tardi è davvero propizia l'occasione per i padroni di casa. Contrasto vincente di Frulla che si invola verso l'area di rigore a tu per tu con Di Rienzo. Il tiro è svirgolato e finisce sul fondo con il numero 8 che si mette le mani sui capelli. È un momento della partita particolarmente favorevole al Notaresco. Al 39esimo anche Dos Santos vince il duello con il diretto marcatore, ma l'azione sfuma. Epilogo diverso al 41esimo quando il punteros Carioca vince ancora il contrasto con Di Filippo e scaglia un tiro che sorprende Di Rienzo. Squadra del presidente Di Giovanni in vantaggio, classico gol dell'ex per Dos Santos, il quinto in stagione. Prima del riposo c'è tempo per la reazione della Vastese con la sassata di Diarra che impegna Sciba. Con le immagini di Giancarlo Rapagna passiamo al secondo tempo. Due i cambi operati da Derrio, fuori Bernardi e Solimeno, dentro Mamona e Lenoci, e proprio a seguito di uno scambio tra i due ecco l'episodio incriminato. Corre il minuto 6 quando tra il pressimo Torreggiani di Civitavecchia e il primo assistente, sempre della stessa sezione, Gokluk, non si accorgono che il fallo presunto tale di Simoncini ai danni proprio di Lenoci avvenga fuori area. Proteste ma decisione irremovibile, così dagli 11 metri trasforma Martinez. Torna la parità nel derby 1-1. Grande nervosismo inevitabile in casa Notaresco che al 23esimo prova a riaffacciarsi dalle parti di Di Rienzo. Bella intuizione di Banegas per Palumbo che ha una ghiotta occasione, tiro debole e parato. Sul fronte opposto brividi al contrario quando al 27esimo sugli sviluppi di una punizione il colpo di testa di Di Filippo colpisce la traversa. Il ritmo è basso e spezzettato. Minuto 35, palla gol per gli ospiti con Sciba che in uscita bassa sbroglia la minaccia dopo un'iniziativa pericolosa del bravo Martinez. Il finale è tutto del Notaresco che sfrutta i centimetri di Cesario, neo entrato. Al 36esimo sponda di Dos Santos per il numero 90, Diallo in disperato recupero salva tutto. Neanche un minuto più tardi la sponda di Speranza favorisce Dos Santos, il tentativo dell'attaccante di casa viene neutralizzato da un'uscita tempestiva di Di Rienzo. L'ultima emozione in pieno recupero al 48esimo quando ancora Banegas fornisce un assist di grande fattura a Cesario, il diagonale del giocatore Vastese Doc finisce la sua corsa sul fondo. Occasione questa che fa salire ancora di più la rabbia in casa del Notaresco che contrasta con la soddisfazione in casa aragonese per un risultato prezioso. E allora vediamo la nuova classifica del Girone F dopo questi 4 recuperi. Comanda sempre il Castelnuovo che di punti ne ha 25, poi la coppia formata da Campobasso e Rieti a quota 24, il Notaresco sale di un punto a quota 21, la Vastese invece aggancia il Monte Giorgio a quota 14 punti, chiude la classifica, come vedete l'Atletico Porto Sant'Elpidio con 2 lunghezze, ma ci sono ancora parecchie partite da recuperare. E noi andiamo in casa della capolista Castelnuovo perché domenica scorsa il capitano Francesco Terrenzio ha trovato il suo primo gol stagionale. Il difensore si è detto soddisfatto per la vittoria che ha ridato il primo posto alla sua squadra e che è arrivata contro una compagine accreditata come la Recanatese. Francesco Terrenzio, gioia per il primo gol stagionale, gioia perché si torna alla vittoria in casa, l'ultima volta avete battuto un'altra big del campionato, era il Campobasso. Sì, era un po' che non facciamo un risultato pieno in casa, forse per le nostre caratteristiche facciamo un po' di più fatiche in casa, però è anche vero che abbiamo incontrato partite ravvicinate, squadre comunque sia che hanno espresso un ottimo calcio come il Vasto Girardi, come il Notaresco, quindi ci tenevamo a tornare alla vittoria, poi una partita come questa è ancora più bello, però diciamo che va bene così, dai. In settimana abbiamo stuzzicato sempre il mister parlando di questi gol che poco arrivavano da calci piazzati nell'area di rigore.
rigore, perché avete un calciatore come Loviso che pennella le punizioni, finalmente è arrivato con un tuo gol e la gioia. Sì, noi lavoriamo sotto tutti i punti di vista e ci diciamo sempre che dobbiamo migliorare appunto sulle palline attive, che comunque come saltatori ci siamo. Abbiamo la fortuna di avere un giocatore di squadra come Loviso che ha un piede telecomandato, quindi era solo crederci di più e trovare i tempi giusti. Oggi è arrivato, spero che sia il primo di una lunga serie, perché tante partite si possono sbloccare in questa maniera qui. Un pizzico di fortuna anche poi sul rigore che è stato cancellato dal guardialinee quando ha fischiato quel fuorigioco, c'era un tuo fallo di mano. Sì, diciamo che il rigore c'era, sono onesto, l'ho toccata con la mano, però è anche vero che siamo stati bravi a muoverci di linea insieme, ha permesso di lasciare il giocatore in fuorigioco, insomma. Festa dello sport in provincia di Pescara nel ricordo dell'ex presidente del CONI, Vitaliano Patricelli. Tra i campioni premiati l'ex pallavolista Alessio Gobbi. Lo sport è stata sempre la mia vita, no? È logico che ripensare e ritornare a riguardare un pochino tutto quello che è stato passato con la Vianello, insomma, è un motivo di nostalgia, perché i momenti passati con la Vianello sono stati sicuramente per me i momenti più belli, perché erano pieni di spensieratezza e soprattutto erano momenti dove si cercava di raggiungere degli obiettivi, ancora non erano stati raggiunti tutti gli obiettivi e quindi ogni giorno era sempre un giorno, una scoperta per raggiungerli. Ecco. Hai giocato ai massimi livelli, hai raggiunto la nazionale, ma tante partite che hanno segnato la storia della tua carriera, ma qual è quella che ricorderai per sempre? Magari quando stai a casa a rilassarti ripensi ogni tanto. Ma no, guarda, più che una partita è stato proprio in quel periodo, ecco, della Vianello, quando avevo 19 anni, il fatto di essere stato convocato per l'Università di Messico era un grosso motivo di soddisfazione, più che altro perché ero l'unico atleta della 2 a essere convocato. In quel periodo, anche a livello politico, convocare un atleta che non era delle società blasonate, delle Panini, della Torino, era un motivo di orgoglio sia per la Vianello che per me. Ecco. Certo che a Pescara manca la pallavolo di un certo livello. Quanto tempo dovrà passare secondo te per rivedere la qualità del gioco, ma soprattutto una squadra a certi livelli? Ma credo ancora tanto, nel senso che ci deve essere, noi lo diciamo sempre, retorica, però non si è riusciti a trovare nessuno che ha riportato avanti un certo tipo di discorso. La Sieco Ortona ha tutto quello che ha adesso proprio perché c'è un'organizzazione di fondo e una passione fra i vari dirigenti, e dirigenti tutti, anche atleti, che va al di là del semplice fare una squadra e portarla avanti. Quindi voglio dire, questa passione qui non la vedo a Pescara per adesso, e quindi speriamo che prima o poi qualcuno faccia qualcosa per riportarla su. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle ore 23. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.